Vorrei introdurre nuovamente, per chi ci stesse seguendo soltanto da ora, male tra l'altro, il dottor Antonio Venece, CEO e founder di Geeks Academy, in studio finalmente, oh. Non vedevamo l'ora. Grazie, grazie per l'invito, è una bellissima esperienza essere dall'altro lato dello schermo, insomma, ecco. Mette una certa emozione. Devo esatto, dire. Esatto, questa è l'emozione che proviamo noi ogni giorno, perché pur facendolo da tanto tempo, insomma, l'emozione c'è. Allora, vogliamo fare un riepilogo delle puntate precedenti? Assolutamente, assolutamente. Ci siamo concentrati su un discorso molto semplice. Oggi l'economia, influenzata dai cambiamenti tecnologici, sta cambiando in maniera molto veloce le professioni legate al mondo del lavoro. Abbiamo parlato del metaverso, abbiamo parlato della cyber security, dell'intelligenza artificiale, del mondo dei big data, del mondo dello sviluppo dei videogiochi. E abbiamo raccontato come oggi queste aree ad alto potenziale, perché così le chiamiamo, offrono delle opportunità di lavoro a chiunque abbia passione e motivazione. Abbiamo parlato poi dell'automazione e Esatto. quindi delle problematiche che queste ci porta. A proposito di problematiche, io penso che la paura più comune è quella che in futuro molte professioni poi verranno sostituite, no, dalla tecnologia. E cosa ci dice a questo proposito? Allora, il World Economic Forum ci dice che molti dei lavori che oggi esistono spariranno entro il 2030. Spariranno perché già oggi, con le tecnologie che noi abbiamo, potremmo sostituire, a seconda del comparto industriale che prendiamo come riferimento, dal 30 al 70% degli attuali posti di lavoro. La cosa che oggi colpisce è che l'automazione non colpisce solo i lavori manuali. Nella storia noi ricordiamo, no, la grande rivoluzione industriale portata dai filatori, no? Del movimento luddista, di coloro che andavano a distruggere queste macchine che filavano e quindi sostituivano tanta forza di lavoro. Oggi la caratteristica è che con l'intelligenza artificiale anche tanti lavori di concetto, quindi lavori nell'amministrazione, verranno sostituiti dall'intelligenza artificiale. E quindi le previsioni ci dicono che 85 milioni di posti di lavoro nei prossimi anni spariranno. È colpo di Però non è scena. preoccupante, No, attenzione. un attimo, solo che devo riprendermi, ma quindi hanno ragione? Cioè, è un dramma questo. No. Allora, hanno ragione a dirci che 85 milioni di posti di lavoro spariranno, ma la buona notizia è che ne verranno creati 97 di nuovi di posti di lavoro. Quindi, come vedete dall'immagine in sovrimpressione, ci sarà un saldo comunque positivo, però dov'è qui la sfida? È che questi nuovi lavori richiedono un minimo di impegno. Sono i lavori legati al mondo geek. Chi sono questi geek? Quelli che una volta chiamavamo nerd, oggi sono i geek, sono gli appassionati di tecnologia. Quindi queste sono nuove professioni che richiedono un minimo di impegno perché bisogna imparare ad usare le tecnologie. E qui veniamo con il lavoro che è stato fatto nelle puntate precedenti con voi e con te, Giulia, cioè abbassare il livello di timore. Cioè, queste professioni abbiamo dimostrato che sono accessibili, cioè non bisogna essere degli Elon Musk, no? Il fondatore di SpaceX, di Tesla, che studia fisica. No, si può essere delle persone normali, non laureate, ma dei diplomati. Avere il piacere di imparare cose nuove ed ecco che si può entrare in queste nuove professioni e lo abbiamo dimostrato con tanti esempi, poi ne riporteremo uno alla fine del mio intervento. Sono tornata a respirare adesso, mi ha Ma sono tranquillizzato. legate alla tecnologia questi nuovi lavori? Assolutamente sì, perché le tecnologie ci stanno cambiando la quotidianità e ultima, questo è l'anno dell'intelligenza artificiale, no? ChatGPT. Ora voi sapete che utilizzare questo strumento è di una estrema facilità, bisogna poi imparare ad interrogarlo, perché non fa tutto da solo, quindi a seconda della
qualità delle domande che gli poniamo ci darà delle risposte. Quindi, di nuovo, la tecnologia non si attiva da sola, siamo noi ad attivarla e quindi risponde alle nostre sollecitazioni, ma già ChatGPT ci permette di ridurre la presenza di persone che scrivono articoli, per esempio per blog, la creazione di nuove immagini. Ecco, questo però che cosa ci dice? Ci dice semplicemente che se noi impariamo ad utilizzarla, probabilmente faremo il nostro lavoro più velocemente. Questa è la differenza. Quindi anche con la stampante, no? Che sembrava che doveva eliminare la carta dagli uffici. Non avete notato che c'è più carta oggi? Ed è anche un problema il fatto, esatto, che ci sia più carta. Ma esatto, lo dicevano anche all'inizio, no? Quando nacque la radio. E quando la tecnologia magari doveva sostituire la radio, gli altri strumenti di comunicazione, oppure la radio con la carta stampata. In realtà è sempre esistito tutto perché esiste l'integrazione, il processo di integrazione, giusto? Assolutamente sì. Quello che cambierà è che oggi anche le tute blu dovranno indossare la camicia bianca e anche loro diventeranno colletti bianchi. Perché molti dei lavori che oggi li vedono presso una catena di montaggio con la tuta blu, tra poco li vedranno dietro un computer a monitorare quella stessa catena di montaggio. Per fare questo passaggio c'è bisogno di un po' di impegno, vale a dire fare un po' di formazione, ma ripeto che è accessibile a tutti, a tutti. Ecco, a questo proposito, io penso che ci sia sempre la... Noi tendiamo a dare la responsabilità all'esterno, quindi non c'è lavoro perché c'è un motivo specifico che è riportato nell'attualità, quindi nella società, ma in realtà dovremmo essere anche noi, no? Ad assumerci le nostre responsabilità e a capire che noi dovremmo muoverci e quindi rimboccarci le maniche per arrivarci. E a questo punto le chiedo, dottore, cosa dovremmo fare? Formarci come? Allora, esistono delle aree che noi abbiamo definito alla Geeks Academy, dopo una serie di studi, ad alto potenziale di lavoro. Che cosa significa? Sono delle aree, che qui vedete in sovrimpressione, dove la domanda di profili è superiore all'offerta sul mercato del lavoro di questi. Che cosa significa? Rapporto Union Camere, che viene pubblicato ogni anno, ci dice... ambito per ambito la difficoltà delle imprese a trovare dei profili professionali. Pensate voi che in certi settori su 10 offerte di lavoro 7 non si trovano e basterebbe fare un percorso di cyber security come avete visto e abbiamo ragazzi che erano cassieri al supermercato e oggi lavorano come security analyst. Abbiamo Mario di Nettuno, lavorava nell'autofficina del papà, adesso lavora a Roma dietro un computer in camicia bianca. Ecco, questi sono degli esempi concreti di come sia possibile oggi con un corso part-timer, che sono ragazzi che lavoravano e hanno studiato in parallelo al lavoro, studiamo la sera e nel weekend. E qui vengo a te Giulia, è giusto, bisogna rimboccarsi le maniche, un minimo di sacrificio che però viene ricompensato, quindi non tutti i weekend ce ne andiamo a fare, non so, le gite. Un weekend sì ed uno no, ci dedichiamo invece allo studio. Anche perché dopo questo studio di gite ne farete proprio tante, perché potrete finalmente permettere. Che un po' potrebbe essere, no? Classifichiamo un po' la gavetta di una volta, che voglio dire, lì ti impari un mestiere. È un investimento personale. Certo, mi sembra la cosa più giusta e più logica. È molto bello come esempio questo, Maurizio, gavetta. Però una gavetta che fai di fronte a un computer pulito, senza neanche sudare, quindi assolutamente corretto, una gavetta che però rispetto al passato è decisamente più ti prepara piccolo. Alla nuova formazione, ti prepara al nuovo lavoro. Matteo, ti diamo la linea? Bene, rientriamo in diretta. Abbiamo un po', come dire, tagliato quello che stava dicendo il dottore perché avevamo degli impegni pubblicitari, però in conclusione so che c'è una cosa importante perché per quanto riguarda anche le borse di studio, quindi concludiamo. Direi forse la cosa più importante. Insomma, certo. Voi state comunicando molto sul discorso accessibilità alle nuove professioni, quindi l'accessibilità è duplice, da un lato in termini di capacità di poterlo fare, quindi chiunque lo può fare e abbiamo portato tanti esempi, Valerio che lavorava in una cooperativa di polizia oggi lavora come security analyst e poi c'è l'accessibilità in termini di potersi permettere di frequentare questi corsi che sono ovviamente di un'accademia privata con il concorso Parli Geek, ovvero Do You Speak Geek, molto semplice, basta mandarci un testo
che dimostri la motivazione, la passione a voler fare un certo tipo di studio. Vi porto un esempio, l'ultima vincitrice, noi ci riuniamo con la giuria ogni 15 giorni, le borse di studio vanno dal 40, 60, 80%, quindi fino a 6.000 euro della retta di frequenza, e quindi abbiamo il caso di Giulia, una ragazza in questo caso laureata all'università, che però ha deciso di specializzarsi in un'area. Lei, e ce ne sono poche, quindi invito le ragazze a considerare queste professioni, studierà cyber security. Noi ne abbiamo formate già in passato diverse, ne abbiamo una, Alice, in corso, che sta già lavorando, quindi studia e lavora, perché la domanda da parte dell'azienda è così alta che non aspettano neanche che gli studenti finiscano. Quindi ricordo, basta scrivere una lettera di motivazione perché si vuole ottenere quella borsa di studio, perché si vuole studiare intelligenza artificiale, big data, cyber security, sviluppo videogiochi. Ogni 15 giorni ci riuniamo e ne abbiamo 24, quindi ce ne sono in abbondanza quest'anno per permettere a chi veramente ne ha bisogno di approfittare. Allora, dove devono scrivere? Dove devono inviare il tutto? Nella slide era riportato in basso la mail info@geeksacademy.it. Ora perfetto, non si vede, però insomma vedete, sì, perché c'è il serpentone logo, sotto, esatto, però va bene, va bene. Vedete il logo, okay. Geeks, come diciamo noi all'italiana, jexacademy.it, quindi info@jexacademy.it. Perfetto, grazie. Grazie. Benissimo, e tutti in coro, stay geek. Okay. Vi aspettiamo.